cioè dire siamo felici è dir poco, e siamo felici prima di iniziare, vero? Sì, vero. Allora, un saluto a tutti dal Team Colmic, cioè, siamo insieme a Gaia, la nostra professionista, che poi è quella che prende sempre più pesci, al capitano Riccardo Spoti. Dove siamo? E Andrea Collini, eccolo qua. Siamo? Riccardo, dove siamo? Si può dire? Sì, come no? Dove siamo? Dove siamo? Allora, io so a memoria le coordinate che ora darò. Ti immagini? Guarda, c'ho anche il fiore, visto il lavoro. Mi sono messa un fiorellino. Allora, siamo vicino all'isola di Monte Cristo. La tecnica è quella del volentino. Esatto. Seguimi, perché se poi dico polentino, no. Cioè da rifatto, polento. Però bollentino serio, quello serio. Bollentino con due T. No, bolentino. Bolentino. Vastar. È un tracciato high-tech realizzato in 100% Spectra, trattato con triplo pigmento in modo da avere morbidezza, fluidità, diametri minimi calibrati uniti ad un elevato carico di rottura. Arrivo ai millesimo, ai millimetro. E una dorata, tre sezioni. Oh, questo è un altro nuovo gioiellino, ora tu lo provi, tu vedrai se si piglia dei pesci importanti, vedrai potenza rispetto alla leggerezza che c'ha questa canna. Anche Ciccio, perché tu mi conosci, se non mi piacciono io ne fo. Prima ed è un piacere a me. Poi se non piacciono agli altri non vuol dire un piacere a me. Le canne per provarle, cari amici, e bisogna romperle, perché se non si rompono vuol dire che non tu la provate, eh? Io ve lo dico, sta canna è una bestia. Come componenti la canna porta mulinello Fuji Gold Label e tutti gli anelli Fuji della serie K anti-nodo. Ovvero sia, quando si arriva a che la canna, che il nylon fa una torsione sugli anelli, muovendo velocemente la canna, ecco che non riesce a fare il loop come si fa sugli anelli normali. Come mulinello usiamo il Power 6000, questo mulinello ha i cuscinetti stagnati, tanto la salsedine non gli fa niente, ma ha un costo accessibile per tutti. Si sta facendo il cocò, che è e infatti facevano, ma cocò, che vuol dire? Ecco, a me tu me lo vieni. Detto Colmic Connection. Ecco, appunto, invece dell'uncinetto, ecco. Uno, capito? Cocò e via. Visto come si balla? Qui siamo nella fase, vedi? Esco dalla camera, ritorno in camera. Esco dalla camera, ritorno in camera. Capito? È un po'. Qui si balla parecchio. Però ne vale la pena, capito? Vedi, esco. E ritorno. Ora, però non ti posso dire tutto. Sì, che ora si guarda. Si gode da morire anche così, eh. Sono di qua e loro stanno di là, mi hanno messo in punizione. E non ce l'avevo più. Ma diavola. Ho preso lei. Ho preso lei.
Ma oh, sciarrani belli così. Sono da zuppa. Okay. È un cinghiale di mare! Lo sento, sì. Come si chiama? Guarda bello! Guarda bello, guarda che meraviglia! C'ha le ali, hai visto? Bello! Gente, ragazzi, brava, via, ma lei era una belvona. Sì, era un bel pesce. Era una belva, sì. Oh, andato via. Ce ne vorrebbe uno tre volte così. Sui mulinelli abbiamo messo i nuovi fili NSGen, quelli con la scritta rossa Very Low Stretch, che vuol dire che hanno proprio un allungamento quasi a zero, il 16%. Questo perché? Perché con questi nylon siamo riusciti a percepire anche le tocche più impercettibili, perché avendo poco allungamento hanno quasi la stessa caratteristica di un braided. Quella boccacciaccia. Perché la Anna è sensibilissima. Brava Cirilla. Perché sennò non l'avrei sentito. Come avrà fatto a sentire? Capito? Allora, siamo su un fondale di 100 metri, come abbiamo già detto. Stanno mangiando veramente male quei pochi pesci che abbiamo preso, stanno mangiando malissimo. Si spera in un'ora migliore, normalmente qualche tiro bello si vede verso dalle 5 alle 6. Usiamo come trave un 37 e come finale
un diametro 30 del Full Carbon Zio, il nuovo Full Carbon fatto dalla Chiureca per la Colmich, che ha la caratteristica, ovviamente la Chiureca per dire è la fabbrica che produce, la fabbrica giapponese che produce il Siwa, e noi però abbiamo richiesto un nylon con le stesse caratteristiche ma estremamente più morbido. No. 100 metri con il Basta c'è tutta un'altra sensibilità, avverto anche le mangiate più piccole, ovviamente con il nylon io queste piccole tocche non le avvertivo. Lui vuole andare giù. Vieni bestia. Vieni bestia. E tu tiri su e lui vuole andare giù. Tu vuoi tornare a Tana, vero? È vero. Metti al lavoro. Può tornare in Tana. E un po' benissimo. Un po' benissimo. E sa che lo mette in padella, brutti su di su. Dai che bestia, le cose. Wow. Lei per godere ci avrebbe un pesce da porcino. Ho anche un fidanzato in pesca. La di Starna. Fidanzato pescatore, me lo dà. Invece tu, che bello, conosciamoci. Dai, conosciamo. Questo ha mangiato. Guarda. Conosciamoci. 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 Aia. Tanto da stanotte si sta qui, la si mangia anche qui, vai. Domani sta qui stanotte. Si torna a casa. Sta qui. La diavola scatenata, gli ha fatto vedere il codice di guarda che magia, un cagnone gigante. No, guarda che cagno. No, io grosso, guarda che bestia, guarda che un cagno. Allora, allora attenzione, e mi ci vuole un altro finale, dai. Mamma mia. Guarda che taglio! Bello! Oh, brava! Oh, guarda che torna a bollare lì! Sì! Se mi chiude la testa, me la fine! A volentà! Guarda! Hai visto? Guarda che c'è! Questo è il pesce! Guarda il pesce! No! Hai visto? Eh? Come ha funzionato la cannina? Alla grande, no, sono eccezionali, sono veramente meravigliose. Grazie, ti ringrazio. Oh, il maestro e l'allieva, buonasera. Io molto più modesto, però un bel traietto, vedi? Ora si è mossa, vedi? Vedi? Vedi, puledro a vedro, il puledro. Precisare una piccola cosa oggi, vorrei veramente precisarla, che per riuscire a stare con questa banda di uomini tutto il giorno, io ho fatto la pipì qui. Grande. Capito? Una donna guerriero, capito? Ragazzi, facciamo, io tengo solo questo. Ci siamo! Allora! Allora ci siamo! È andata bene! A Bolentino, che non avevo mai fatto, e sono rimasta stupita da una cosa che dico subito: nonostante la profondità altissima, perché abbiamo pescato
tra i 90 e i 110 metri di profondità, la canna era ultra sensibile, come se ce ne fossero 40, 30. E questo mi è piaciuto tanto. Lui si muove, io perderò un dito, ma seguiteci. Allora, questo è un praio, vero? Sì, certo. Queste sono due tanutelle. Questa che hai in mano te è una tanuta. Questo è un altro praio. Un altro praio e questo è un paraco. Il mio praio è bellissimo. Anche il più bello. Bene. Numero dei pesci presi elevati, numero, dai fermo te, delle schiacciatine ancora più elevato. Abbiamo mangiato veramente. Quindi noi vi aspettiamo, anzi portatemi a pescare laggiù, che c'è il confidanzato pescatore. Oh, vai! Ok signori, questi pesci si fanno tutti a casa mia. Con gli amici, Riccardo farà la zuppa, ho visto là di volaci che se ne è presi tanti. Ci siamo divertiti, siamo stati bene, una giornata meravigliosa, è un mare calmissimo. Abbiamo testato le nostre attrezzature, siamo stati estremamente soddisfatti. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci a tutti. Alla prossima. Ciao!